Chiediamo a Paola perché è così buono il pane di Bosa. La risposta è una sorpresa. Perché ha solo farina, acqua e sale. Paola ci tiene a precisare che tutto il pane è naturale al 100%, senza additivi chimici. Poi ci invita a visitare il fornaio all'opera. Ritorniamo il giorno dopo e sono le ore 4 del mattino. All'ingresso siamo accolti dal piacevole calore di un fuoco scoppiettante. Massimo, fornaio di terza generazione, è impaziente di farci conoscere il lavoro che la famiglia Bosa porta avanti dal 1968 e velocemente si mette in movimento perché il pane deve essere pronto per le ore 7. Assistiamo a tutte le operazioni. Le farine e gli altri ingredienti sono dosati con meticolosità, perché questo, ci spiega Massimo, è importante per la bontà del prodotto. Le impastatrici girano incessantemente ed evitano al fornaio un faticoso lavoro con le braccia e anche fanno risparmiare qualche ora di sonno. Le farine presenti sono tante e qualcuna davvero speciale, per offrire dal pane di grano duro al kamut, dal pane arabo fino all'integrale. Vere prelibatezze per gli appassionati. La lievitazione ci incuriosisce e scopriamo che può durare, a seconda del tipo di pane, da qualche decina di minuti a qualche ora. È importante la sensibilità del fornaio, che tiene conto della temperatura, l'umidità dell'aria e la durata ottimale della stessa. In molti casi l'impasto viene portato nel tunnel di lievitazione, che ricrea le condizioni ideali. Le forme possono uscire dalle macchine già pronte per il forno. In altri casi vanno rilavorate a mano, una ad una. A volte si possono già vedere le forme del pane. Mentre nel caso delle tradizionali ciope, dopo la cottura sono irriconoscibili. Ci fermiamo ad osservare la sincronia del lavoro. Un incrocio continuo tra impastare, dare le forme, caricare e scaricare il forno, con un occhio sempre all'orologio. È l'alba, la nostra visita è finita e Paola vuole aggiungere qualcosa. In verità devo dirvi che ci vuole conoscenza, esperienza e anche tanta passione. E qui la passione certo non manca. Anche oggi gli affezionati del pane di Bosa troveranno nella bottega il pane preferito. Però, si sa, è meglio andare nelle prime ore del mattino, perché gli scaffali si svuotano in fretta. La signora Anna Maria nel prossimo incontro ci svelerà la storia ed i segreti dell'antico fornalegna e sarà un viaggio indimenticabile.